Mister Rastelli, non riesco a capire se questa è la sua aplomb consueta che non perde mai, se è in trance, se non si è ancora reso conto, cos'è? No, è contentezza, ancora non c'è realizzazione di quello che si è fatto, abbiamo fatto qualcosa di grandioso, l'abbiamo fatto in campo, nel modo migliore, con partita combattuta, con due espulsioni, per cui c'è grandissima soddisfazione. Io non sono un grande esternatore della mia felicità, però dentro ho un vulcano che brucia, per cui sono contentissimo, anche se non sembra. È stata una partita incredibile, che non so se dire che forse è stata anche lo specchio della stagione della Feralpi Salò, una Feralpi Salò che ha saputo anche scollinare rispetto ai momenti più difficili, ha saputo tenere i nervi saldi quando pure erano lì per scappare, e poi tutto meraviglioso, la gioia all'ultimissimo. Sì, non c'era modo migliore per vincere la partita, una partita combattuta, una partita sempre in inferiorità numerica, quasi sempre tutta la partita. Noi siamo questi, io sono un allenatore che pretende tantissima partecipazione, tantissima voglia, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, però sono contento che i ragazzi hanno capito quelle che erano le motivazioni di questa gara, quello che ci giocavamo, al di là di come sarebbe finito, l'avevo detto prima della partita, se avevamo fatto una prestazione dove non avevamo nulla da rimproverarci, sarebbe stata comunque un'annata fantastica, adesso lo è ancora di più. L'epilogo perfetto, la partita perfetta, la gioia perfetta, e che ci dice anche che forse ogni tanto nel calcio una giustizia c'è e che vincono i migliori. Sì, l'epilogo migliore anche per me, perché esattamente un anno fa, il 12 giugno, perdevo mio papà. Oggi è stato un ripagamento anche per quello. C'è anche qualcosa di divino. Sì, infatti volevo dedicare questa vittoria a lui e anche a mia mamma e a mia sorella, che hanno vissuto gli ultimi anni della sofferenza di mio papà, e per cui è maggiore soddisfazione, e credo che oggi anche lui mi abbia dato la mano a vincere questo campionato. Insomma, un momento molto toccante, siamo riusciti a farle perdere, insomma, un po' la sua plomba, a farla commuovere. Qual è stato il momento della stagione in cui lei ha capito che sì, che si poteva fare, che questa promozione sarebbe arrivata? Quando ha detto lo vinciamo questo campionato? Ma no, noi non abbiamo mai avuto questa mentalità, noi abbiamo sempre detto di lottare ogni partita per far del meglio, e ci siamo riusciti per larga parte del campionato. Abbiamo avuto un momento di annebbiamento, di mancanza di lucidità, però siamo stati bravi a parlarci, a risolvere i problemi. Se devo dare una partita, io credo che le due partite fatte a Lecco e a Savona abbiano prima di tutto fatto fuori due importanti pretendenti al campionato, e poi siamo stati due vittorie che ci hanno dato anche consapevolezza delle nostre possibilità.